Non è il mio compleanno oggi, e nessun altro giorno speciale. È che ieri sera abbiamo litigato per la prima volta. Capita, no? Solo che mi ha detto delle cose un po' crudeli e io ci sono rimasta male. Però lui è pentito. È pentito veramente. Infatti oggi mi ha regalato dei fiori. Ho ricevuto dei fiori bellissimi oggi. Non è il nostro anniversario. E nessun altro giorno speciale. Ieri sera mi ha sbattuto contro un muro. Mi sembrava di essere in un incubo. Poi dopo uno si sveglia, no? E ti rendi conto che l'incubo non è la realtà. Però questa mattina mi sono alzata che ero piena di lividi e di dolori. Lui è veramente pentito. Infatti oggi mi ha regalato dei fiori. Ho ricevuto dei bellissimi fiori oggi. Non è San Valentino. E nessun altro giorno speciale. Oggi mi ha picchiato un'altra volta. E ha anche minacciato di ammazzarmi. Io poi ho usato il trucco, le maniche lunghe, ma non riuscivo neanche ad andare al lavoro, perché poi cosa gli raccontavo? È che mi vergogno veramente. Però io lo so che lui è pentito. E infatti mi ha regalato dei fiori oggi. Ho ricevuto dei fiori bellissimi oggi. Non è il giorno della mamma e nessun altro giorno speciale. È che mi ha picchiato un'altra volta e questa era molto più crudele. Ma se io lo lascio, no? Che cosa faccio poi? Cosa faccio con i miei figli? Io ho paura, come faccio a mantenermi? Sono troppo dipendente da lui. Io non so se ce la posso fare. E poi io lo so, no? Che lui è pentito. Perché mi ha regalato tanti fiori oggi. Ho ricevuto dei bellissimi fiori. Oggi è un giorno speciale. È la mia veglia funebre. Finalmente ieri sera è riuscito ad ammazzarmi. Giusto, Vince? Tu qui sei l'esperta, eh? Quella lava fredda sul collo di Giuseppe. Lo chiamavate così? Giuseppe? O Beppe o Pino? E voleva fare il calciatore da grande al centrocampista? Oh! Ma come è stato lei? Forse alla fine di questa triste storia qualcuno troverà il coraggio. Più affascinante d'Inghilterra. E non ero neanche regina. Fu un errore. E per liberarsi degli errori è bene averli commessi. È per questo che quando io mi guardo indietro, io non ho paura, perché con il tempo ci si confonde nel segno del proprio destino. E io sono ciò che il destino ha voluto per me. Questa è un'altra storia, un caso imprevedibile.
coraggio, agli arriva che daste in maniera d'esempio. E intanto il solto stava con intera dimensione, la gente saporia, e lo sverdugo sconverti anatomia in una rete, tanto se te alzi in galas, e l'aire, e los aromas te ponía la mercede de las moscas, las reales y las humanas, las fieramente reales. Obbedisco agli ordini. Parli col mio capo. Disse il centurione quando arrivò a Roma per esigere il compimento della norma di legge scritta.